the owner. I want to know if you are looking for staff or something like that. I don't see. No, volevo sapere se stai cercando personale o qualcosa del genere. Io sono arrivato oggi. Sì. Bene amici, eccoci qua in una nuova nazione, siamo in Svizzera, precisamente a Basilea. Sì, ho deciso di venire qui perché è un punto strategico, perché sto molto vicino a Zurigo e qui la vita è meno cara rispetto a Zurigo, gli alloggi sono anche meno cari. Io sto in un ostello e già l'ostello l'ho pagato 60 euro a notte, a Zurigo stava 100 euro a notte, quindi mi sto giostrando così. Prima impressione di questa città, beh, molto tranquilla, anzi di questa nazione. Sono arrivato all'aeroporto e già mi sono sorpreso perché l'aeroporto di Basilea si suddivide tra Francia e Svizzera, c'erano due uscite e si percepiva nell'aria che non stavi più in una terra latina. Tutto molto serio, tutto molto ordinato. Beh, siamo arrivati in Svizzera. Anche in ostello c'è un'aria molto formale, non c'è aria di festa, non si parla, si parla poco. Beh, non so se mi ci troverei bene a vivere qui, però sono qui per scoprirlo. Sono qui 5 giorni nella terra dove si guadagna di più in Europa, anzi dove si guadagna più nel mondo, e andrò in giro a vedere come si vive, quanto si guadagna, se trovo lavoro, perché voglio cercare anche lavoro. Uno dei video che vi è piaciuto di più è stato "cerco lavoro in Australia", quando sono andato in giro a cercare lavoro in Australia. Adesso lo facciamo un po' più vicino. Siamo qui in Svizzera, gli stipendi sono buoni, si vede bene, le città sono pulite, tranquille. Vediamo un po'. Gli stipendi si aggirano sulle 4.000-5.000 euro al mese. Certo, la vita però è molto costosa, ma con qualche scamotaggio si supera anche questo. Stamattina già tra colazione e un sandwich mi sono partite già 14 euro. Ah, una bottiglietta d'acqua in supermercato piccola, cioè al bar del supermercato, 2,50 euro, mica male. Ho appena visto che per cittadini UE non c'è bisogno di permesso di soggiorno se hai intenzione di lavorare meno di 3 mesi in terra svizzera. Oltretutto, se hai bisogno di un permesso di lavoro, è il datore di lavoro che si occupa a fartelo avere. Quindi il mio obiettivo in questi giorni è di andare in giro nei locali, magari la mattina nei bar perché ho esperienza a fare il barista, e la sera nei ristoranti per fare il cameriere. Questi sono i lavori che puoi trovare più velocemente in tutte le terre. Quindi io ci proverò qui a Basilea e a Zurigo. Quindi andiamo a vedere cosa succede, ragazzi. È un'avventura, sono qui per questo. Mi sono fermato in questo fantastico building. Primi passi che ho fatto non mi convince quella situazione. Non sono arrivato ancora in centro, però mi sembra tutto così spento, tranne questo fantastico building. Se hai un progetto o se vuoi semplicemente risparmiare denaro, guadagnare denaro, beh, queste sono le nazioni in cui andare: Australia, Svizzera, e in futuro potremmo vedere anche Copenaghen, Danimarca. Io stesso faccio questi lavori per permettermi di investire nei miei progetti. Io lavoro online come freelancer, però se mi capita un'occasione del genere, se io trovo un lavoro che mi paghi qui 5.000 euro, beh, di certo non li rifiuto. E cosa molto importante, acquisisci esperienza, stare in una nuova nazione, in una nuova lingua, ed è tutto bagaglio culturale. Adesso andiamo in centro, su. Praticamente mi sa che questi cosi qui funzionano davvero, perché è rosso da un'ora, adesso ho premuto, spero che faccia verde. E ha fatto verde. Ho trovato un posto in cui quei cosi funzionano davvero. Comunque non c'è tanta gente in giro perché questa città, ho visto, ha 200.000 abitanti. In Svizzera anche le statue lavorano. Assurdo. Un'altra cosa che ho notato qui: quando attraversi la strada ti fanno passare tutti un'ora prima già. Ah, finalmente entriamo nella parte bella della città. Le strade comunque sono strapulite. Non c'è una virgola fuori posto. Tutte le dicerie sono vere, raga. Ed ecco una piazza qui in Svizzera, a Basilea. Questa è la cattedrale. Niente male. Ok, ora mi sembra tipo Vienna questa città. Ok, un giretto in centro, un giro per la città, me lo sono fatto, adesso iniziamo. Allora, ho cercato barista job in Basilea su Google e non c'è niente. Quindi mi tocca scegliere dei caffè a caso ed entrare e chiedere. Ok, vamo, vamo, vamo. Un'informazione: se alloggi a Basilea centro, cioè a Basilea città, praticamente ti danno la Basel card. Oltre a sconti che puoi ricevere noleggiando una bici, andando al museo, i trasporti pubblici sono gratis, ed è una grande cosa perché vai a risparmiare qualcosina. Io ho appena atterrato in aeroporto, stavo pagando 6 euro, solo che poi ho scoperto che c'ho questa carta e ho risparmiato. Oggi sono impreparato, non c'ho il curriculum. Io vorrei fare oggi, stasera, un curriculum, vado a stamparlo e domani a Zurigo giro col curriculum, che è molto più semplice poi per ricontattarti. Oggi sto tentando, lasciando il numero in contatto. Molto carina questa parte, sembra Praga. Ho visto tra tante nazioni, un mercatino. Provo a caso questo qui. Come vedete sta in centro, affollato. Si può tentare.
Il manager non c'era. Ricordate sempre che dovete parlare col proprietario, con il manager. Non lasciate mai il curriculum e allo staff, che non sai dove va a finire. Sapete che vi dico? Provo da Starbucks. In generale i posti internazionali prediligono il CV inviato online, solo io ci provo lo stesso. There is a manager here today. He's busy. Just for ask one thing. If we are looking for a job or something like that. Yeah. Okay. In the official website. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you. Vedete perché vi dico tentar non nuoce? Loro stanno cercando in piazza, uno Starbucks in piazza, non paga male, ha detto di applicare online, direttamente sul sito Switzerland Starbucks. Lo farò. Queste dovrebbero essere le poste. Mi prenderanno anche qui. No, non ci applico. Come si dice applicare per un lavoro? In italiano, mi sono dimenticato. Sempre a caso, dai, entriamo qui. Hi. You are the manager of the... No. Okay. No, one question. You are looking for a job, something like that. For a staff, sorry. Yeah. Yes? The best is on our homepage. So it's mid the... Okay, the name of the place? Exactly. And you have something here or... Questo mi ha detto esattamente come Starbucks, vai sul sito ufficiale del posto, ma non mi sembrava molto convinta. Inoltre mi stavo cagando perché ha visto il cellulare che stavo riprendendo. Provo questo, i favoriti, nome italiano, vado a vedere, non c'è molta gente, secondo me non prendono nessuno. Hello, good morning. Hello. 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 You are the owner of this place? Manager, French. French. No, ok. Petit. Vous parlez du chef d'ici? Si, c'est là. Barista. I want to job. Ah, tu veux un job? Alors, yeah. Il faut envoyer le. Marcello, for the job. Hello. Il envoie le CV et le email. Mail. Il faut envoyer un mail. Là, regarde. Allora, smetto di registrare che si accorgono dalla telecamera, sono molto in imbarazzo. Allora, ha detto che stanno cercando, lei non parlava inglese, mi sono trovato in difficoltà. Per fortuna c'era un altro italiano che lavorava lì, mezzo italiano, e ha detto invia l'email che può essere che ti prendano. E io ho chiesto, serve la lingua? Ha detto, e il tedesco serve, però tenta, non si sa mai. E ho detto, imparo veloce la lingua. Questo posto mi è piaciuto davvero, invierò l'email perché la ragazza è stata molto gentile, lo staff, le persone c'erano. Mi piace. Ma non accidento. Quindi ho già tre posti in cui inviare il curriculum e tre papabili lavori in meno di 20 minuti. Alla fine di questo viaggio avrò sicuramente un lavoro e io purtroppo dovrò andare in un'altra nazione, ma ci penserò a tornare. Qui potrei imparare il francese e il tedesco, che non sarebbe male. Voglio diventare poliglotta. Adesso un piccolo pit stop, voglio andare a vedere il ponte qui a Basilea. Devo dire che sto rivalutando la città, qui al centro è tutta un'altra cosa rispetto a dove stavo prima e mi sto divertendo un sacco, sembra essere tornato in Australia. Giusto, qui fanno i coltellini svizzeri. Ed eccoci qui. Beh, non male, andiamo avanti. Comunque Basilea è proprio tattica come città, non è male, non è male. Stai a un'ora da Zurigo, vai in Francia, vai in Germania, vai ovunque. Vediamo un po' quest'altro lato della città. Questo dovrebbe essere un caffè molto lussuoso. Dovrebbero pagare anche bene. Dopo ci faccio un salto. C'è ordine pure mentre si fanno gli scavi. Assurdo. In quest'altra parte della città vedo più gente local, più studenti. Insomma è una zona più di Basilea. Mentre ovviamente il centro è più turistico. Ma tu? Pieno, pieno. Se entro in questo ristorante in 2 secondi mi prendono perché è pieno. Bellissima questa zona, guardate qui. Dovrebbe essere una zona congresso. Mi sento già più civile, più ordinato, puntuale come un orologio svizzero. Un'altra cosa che ho notato che conviene fare è segnarsi il nome del locale, prendere il sito web, le mail in questione e inviare le mail. Costo pizza, metà pizza 12,50€, mezzana 18€. Pranzo con vista.
Oggi 7 euro solo di caffè. Potrei anche non prenderli e risparmiare, però almeno 2 al giorno li necessito, capito? Prima qui di passaggio ho visto una pizzeria di nome Vito o un ristorante. Proviamo anche uno italiano, anche se non vorrei. Italiano? No, volevo sapere se stai cercando personale o qualcosa del genere. Non sei tu il proprietario o no? No, il proprietario no. Ok. Sta lui che per personale, lui viene domani mattina, però c'è qualcosa qua? Io sono arrivato oggi. Sì, stavo iniziando a cercare, se no passo domani mattina. In questo ristorante italiano il proprietario non c'era, però è un franchise che ha 4 locali in città, qualcosina si potrebbe trovare anche qui. Mi ha lasciato il numero, probabilmente domani mattina sarà qui, adesso faccio le mie considerazioni. Oltretutto la pizza non sembrava neanche male. Praticamente qui stiamo alla stazione e ci sono queste postazioni con degli alberi finti, ma la cosa interessante è che ci sono gli uccellini riprodotti con uno speaker. Ok, si vede la gente ha finito di lavorare e se ne torna in tutte le città sparse qui vicino. Un negozio Tesla. Ormai è finita tutto l'hype su queste macchine. Mi ha detto di andare qui. Sì, sto entrando a caso a chiedere. E questa mi ha detto non sto cercando qui, ma puoi andare qui. Si sta facendo sera, il nostro l'abbiamo fatto con questo paesaggio stupendo. Mi fermo qui. Secondo me qualcosina l'ho trovata. Vi dico, mi sono divertito un sacco. È un format che voglio proporre anche in altre città. Se hai intenzione quindi di trasferirti all'estero e vuoi vedere come si cerca lavoro in quel posto, dimmelo che vado io a provarci prima. Dimmi anche il lavoro che preferiresti trovare. Questo è il locale che mi hanno detto di provare a cercare, solo che c'è un party. Ci passo un'altra volta. Che dire, abbiamo scoperto che in Svizzera c'è lavoro e si può trovare lavoro facilmente. Nel prossimo